Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò la quarta uscita della 313 Extreme di Paper Nick. Sigla! Dai, andiamo alla sigla, dai! Questa è la quarta uscita, guardate che bella, mamma mia. Vabbè, uscita oggi ovviamente, che è il 24 luglio 2013, storia in edicola fino a quando non si esaurirà, come al solito. In questa uscita troveremo l'ultimo episodio di Paper Nick sull'Oceano Scombinato, non vorrei rivedere come finisce, perché appunto il terzo episodio è finito un pochettino così, ha lasciato un po' di suspense, come al solito. E oggi vedremo come andrà a concludersi, visto che nella quinta uscita non ci sarà più Paper Nick sull'Oceano Scombinato, ma ci sarà un fumetto normale. Allora, apriamo. Qui c'è il cellophane. Dopo andremo a vedere ovviamente quello che troveremo in questa uscita più nel dettaglio, anche se già l'avrete visto, già ho detto quello che c'era anche nella precedente uscita, perché ovviamente l'abbiamo visto. Allora, tutti qua i pezzi li mettiamo da parte. Che belli. E qui entro questa chiosissima carta che buttiamo via. Abbiamo il fumetto. Come si può vedere, vabbè, Topolino, Paper Nick che arresta Spennacchiotto. E vabbè, la copertina è molto carina. Dopo vi faccio vedere una cosa abbastanza bella. E qui, vabbè, abbiamo la solita barzelletta di Silvia Zicche. Vabbè, leggetela se volete, non so se si vede bene, ecco, perfetto, così si dovrebbe leggere. Apriamo un altro poco. Cari amici Topolino, 200.000 grazie. Hai 200.000 e più amici Topolino su Facebook. Io sono fan della pagina su Facebook, ovviamente. Pubblicità 313 Extreme con, beh, il fumetto, il numero di questa settimana. Statissima, pubblicità statissima, pubblicità di Paper Nick Upgrade, che io purtroppo mi sono perso. 5 storie, di cui una di Paper Nick. Paper Nick Soluzione Scombinato, che siamo alla quarta ed ultima puntata, il gran finale. Poi Zio Paperone, Tesori del Grande Blu, Il Segreto dell'Atollo, Papero con Papero da Record, e Paperino e la soluzione moltiplicante, Tip Tap, il caso clamoroso del mondo silenzioso, dopo Gulp. Sfogliando il numero, beh, abbiamo Paper Nick Soluzione Scombinato, che non voglio farvi vedere per non farvi spoilerare nulla. Vabbè, qui abbiamo la grande biglia blu che parla degli oceani. In tutti i 5 episodi troveremo questo focus, questo dossier sugli oceani. Andiamo a vedere quello che troviamo la prossima settimana. Innanzitutto il numero sarà questo. Non so, ecco, vediamo se si vede un po' da vicino, visto che questa videocamera mi fa tantissima ombra. Si vede? Sì, si vede, anche se si vede un po' in ombra. E pezzi per completare la mitica 313. Col prossimo numero di Topolino troverete l'ultima parte della mitica 313 Extreme. E qui abbiamo il pezzo, come ho detto prima. Oh mio Dio, la devo prendere? Tutti pazzi per la Dune Buggy. La Dune Buggy di Pippo. Arriva l'inarrestabile auto di Pippo con super motore e retrocarica. Ovviamente io la prenderò. Topolino, la Dune Buggy di Pippo, 7 euro. Farò il video. La prenderò, molto carina ragazzi, mi piace veramente tantissimo, veramente molto carina. Ovviamente guardiamola qua ancora più nel dettaglio, come possiamo vedere questa qua, la Dune Buggy di Pippo, molto carina. Dopo ovviamente, dopo il fumetto, che è, diciamo, un numero molto ricco, molto bello, qui abbiamo i pezzi, ovvero le due vendole che si metteranno qui, sono un po' di travessure. I due missili, guardiamo un pochino indietro, due missili e un altro parafanghi. Quindi ragazzi, questo qua è quello che abbiamo completato. Abbiamo completato e ora vi faccio vedere una cosa. Tutti e quattro insieme formeranno la mitica 313 Extreme, se leviamo ovviamente i personaggi. Come si vede, se leviamo i personaggi qui, vediamo la parte anteriore della 313 Extreme, mentre qui la vediamo vista dall'alto. Allora, come ho detto,
In questa uscita abbiamo trovato i pezzi della mitica 313 Extreme con le due vendole, i missili e il parafanghi. Il spettacolare numero, perché questo numero, cioè, merita di essere un... è uno dei, diciamo che è uno dei numeri più belli di questo anno. Il fumetto molto ricco, è molto bello, diciamo, con la pubblicità della mitica di un buggy di Pippo. Che ci vediamo la prossima settimana con la quinta uscita e ultima. E dopo assemblerò tutta la 313, attacchiamo tutti i pezzi. E dopo ovviamente farò anche il montaggio in diretta. Che dire. Ciao ragazzi, ciao ciao.